Foch non è un direttore di circo, ma un raffinato intellettuale che tenta di riassumere tutta la fiamma della fine del Medioevo, quando ormai non fa più paura, ma genera nuove fantasie. Si chiama in realtà Jeroen van Aachen perché è originario di Aquisgrana, la città dell'imperatore Carlo Magno, il cuore di quel mondo della cultura della riva sinistra del Reno, e trasforma il suo nome in Bos in onore del luogo natale che è Schertogenbos, il bosco del duca di Brabante. E questo oggetto davanti a me spiega molto, perché è già un oggetto di fantasia totale, è un bambino con un triciclo che proviene proprio dal Duomo di Schertogenbos. Opera emulata, dove gli gnomi e i folletti sono quelli di Bos. Il diavolo sta accanto alla civetta e una fila di soldati e di contadini si avvicina alle fattucchiere che con vari strumenti, coltelli affilatissimi, gli aprono il cervello per estrarre la pietra della follia. L'unico erede italiano di questa cultura è Iacovitti. L'estrazione della pietra della follia è un tema che non tocca solo Bos, ma tocca tutti i suoi seguaci e nell'insieme tutta la cultura figurativa di quegli anni. Verrà replicata centinaia e centinaia di esemplari nelle incisioni. Vi appaiono di nuovo i temi del fantastico, le immagini del quotidiano trasformate in immagine dell'immaginario. Ma che cos'è in fondo l'estrazione della pietra della follia, se non la cancellazione della pietra filosofale, quel percorso iniziatico degli intellettuali e dei ricercatori alchemici del 300 e del 400, che i tempi nuovi non vogliono più seguire, perché i tempi nuovi non credono quasi più in nulla e aspettano la grande riforma che farà Martin Lutero. Jeroen van Schertogenbos, detto anche Hieronymus Bosch, il fiammingo olandese, media fra le follie del Medioevo e la nuova cultura crescente. Grande tavola che forma un trittico. A sinistra la cacciata dal paradiso terrestre. Centro il giudizio universale, a destra la certezza dell'inferno. Mi interessa in modo particolare il giudizio universale. In alto Dio è poggiato su una nuvola come se guardasse tranquillamente dalla finestra ciò che fa suo figlio, il quale guarda quasi nel vuoto ed è circondato da un gruppo di apostoli che se la contano fra di loro e non stanno affatto attenti a ciò che sta succedendo al piano di sotto, perché non è la protezione dei santi che ci salverà, ma il nostro rapporto diretto con la coscienza. E difatti in alto a sinistra, dove c'è il cielo verso il quale suonano due angeli, le anime salvate sono pochissime. Sotto un pasticcio infinito di cose che succedono e che rappresentano in gran parte i vizi capitali, ovviamente mescolati con faccende improbabili, alcune spiegabili e alcune no. Certamente è difficile da capire il Signore che entra nella macchina trita esseri umani, viene ributtato giù e messo in una doppia ruota, mentre un satanasso li infila fra le chiappe un legnetto. Più facile invece individuare alcuni dei vizi capitali, come la gola, dove una strega fa bollire un umano in un pentolone diabolico dal quale esce una brodaglia rossa. E probabilmente il sugo filtrato viene dato da mangiare a un signore che sta qua dentro, il quale defeca l'essere di prima in un barile e da questo barile il condannato alla gola è costretto a bere il prodotto. Il piccolo lago sotterraneo mi evoca le fontane del giardino delle delizie di Hieronymus Bosch.
Una pallida rana è l'unico segno di vita in quelle acque immobili. Sembrano quelle cui si abbeveravano le creature che vivevano nel paradiso terrestre. Quando nella pittura di Bosch appare il gufo, è un presagio che qualcosa di straordinario sta per accadere. Lo stupore di esistere traspare dagli occhi di Adamo e di Eva. Uno accanto all'altra non si accorgono di vivere immersi nel magico giardino dell'Eden. Non sono più soli. La gelosia fa nascere la lussuria che contagia tutto il paradiso. Vergini intatte nel loro candore immergono le nudità nel lago. Le fantasie erotiche di Bosch non hanno più limiti. Ritorna il gufo con il suo tragico presagio. Un'umile mela fa nascere le tentazioni del peccato. L'ira di Dio si scatena in un mondo di vendetta. È l'inferno. Di ogni umana fantasia. Adamo ed Eva ormai non possono fare altro che sognare il paradiso perduto. Simbolico lì vicino il mostro pesce con testa d'armatura di ferro, dove il pesce mangia un animale che mangia a sua volta un altro animale, tutti afflitti da troppo appetito. Accanto due stregacce che simboleggiano l'avidità stanno cucinando un essere in una pentola, mentre l'altra versa oro colato nell'orecchio di uno dei condannati. Ritroviamo lo stesso spiedo qui accanto, con un diavoletto che lo sostiene, e loro definitivamente cotti appesi al tetto. Così l'ira e i suoi coltellacci.
un diavolaccio in armatura trascina via l'invidioso. La lusfuria in mezzo ad un gruppo di animalacci fetenti. Un allegro suonatore di piffero sta accanto alla superbia e al suo drago con la candela accesa sotto lo sguardo probabilmente di Papa Borgia. Ce n'è in realtà per tutti e per tutti i gusti, ma la cosa curiosa è che se questa è una dichiarazione del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo, serve anche a liberare in Bosch un immaginario, proprio il suo immaginario nordico, perché non sarebbero necessari i mostriciattoli se non come momento di liberazione della coscienza. Tutto ciò mi riporta ad un altro americano che nel 1931 inventò il primo film su Dracula e nel 1932 il grande film terrorizzante Freaks. Si chiama Todd Browning e viene anche lui dalla profonda provincia e nato nel Kentucky. La coscienza diventa inconscio, mostriciattolo, guardato da altro mostriciattolo. E il diavolo con arco e frecce sembra un personaggio di Alberto Savigno. Così come dalla macchina verde escono dei signori accolti da un bizzarro frate, mostro anche lui. Frati pure che celebrano l'accidia. Loro che non vogliono fare e sono costretti per sempre a ferrare gli esseri umani. Ma mostri sempre mostri, fra i cavalieri dell'Apocalisse, nella versione folle di Albrecht Dürer rivisitato. I disperati appesi su delle viti improbabili con gli avvoltoi che li corrono intorno. Altre vittime trafitte e vomitanti sangue con già in testa quell'elmetto trucce che verrà di moda nella Seconda Guerra Mondiale. Ma sempre mostri che provengono dal profondo della coscienza. Diavoletti terribili che pescano nello Stige dell'inconscio, il fiume dell'inferno. Mostri esistenti prima del nascere e esistenti dopo la morte, trafitti da una freccia che è la freccia della coscienza o della punizione. Curiosi incubi questi
che ritrovo anche in altri discendenti molto noti dei Visigoti, gli abitanti di quel posto che una volta si chiamava Gotland e oggi si chiama Catalogna. Penso a Salvador Dalí e al suo vicino di casa aragonese, Luis Buñuel. Ecco la casetta che i Grimm, 3 secoli dopo, trasformeranno in casetta di marzapane. Perché tutto questo groviglio finisce poi in un groviglio peggiore ancora, che è l'inferno vero e proprio. I dottori del sapere infernale con gli occhiali sul naso, il diavolo bianco come Gog e Magog nei disegni persiani dello stesso periodo. Il diavolo con il fuoco che li cuoce in pancia. La curiosa anticipazione della teoria evoluzionistica, dove il girino diventa terrestre. L'elefante passeggia ovviamente con la sua scimmia guida, mentre il leone compie il suo rito, come il gatto compie il suo. E gli animali fantastici sono fra di loro a colloquio come in un fumetto. E in mezzo l'oggetto super gotico, la fontana della vita, con una civetta. In un manto sempre gotico dello stesso colore della fontana, Christus, Adamo ed Eva, lei ordinata e pudica come in un quadro di Lucas Cranach. Altro quadro, forse più facilmente comprensibile e unito, con un Sant'Antonio ieratico. Il capolavoro, il giudizio universale. Il Cristo classico in mandorla diventa qui un Cristo in bolla, ma direttamente sotto un banale cumulo di strumenti da cucina, una brocca, un imbuto e un'improbabile macina uomini, chissà cosa succede se l'uccello dalle ali di insetto vi introduce nel foro nero. La fiamma nordica fa paura, ma l'atmosfera rimane domestica. La cornamusa si accompagna all'arpa e ad un enorme liuto e va a costituire una tenda che è nello stesso tempo una lanterna, all'interno della quale il vescovo è nudo e tentato da una meretrice vecchiaccia. Il coltello da cucina apre in due la cozza, ma taglia pure in due il corpo di una donna e due signori guardano tranquilli, anche se uno dei due ha una freccia nel ventre nudo, ma sembra contento lo stesso. La sinistra del dipinto è paradisiaca e vi si vive goduti appesi ai fiori. La musica è angelica e nella bacca gelatinosa si campa con dolcezza. Il vero inferno è a destra e della guerra. L'incendio come quello di Rotterdam nel 40, mezzo millennio prima. L'assedio dei soldati Rana alla torre con il casco di ferro grigio, anche quello in anticipo di 500 anni. L'accumulo è totale e sembra provenire dal profondo di un inconscio dove si mescola agli incubi più incredibili. Ma l'ironia vince su tutto e rende il tutto assolutamente digeribile. Dun 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 dun. Temi terrorizzanti che sembrano dare ragione a chi parla di una cultura gotica, ai maniaci delle gargoyle. Verità crudeli mescolate con fantasmi. Fantasmi, fantasmi, fantasmi che continueranno a lungo ad ossessionare il mondo. Componente necessaria di quel mondo caleidoscopico fantastico che è la cultura occidentale. Boom!